Cari amici, benvenuti sul canale, spero tutto a posto. Come potete vedere mi sono un po' tagliato il cranio, mi sono un po' pelatinizzato, era necessario perché erano di troppo tutti quei cordoni che avevo in testa, quindi bene. Comunque non parliamo di cordoni, ma parliamo di nuvole nuvolose, perché oggi vi presento, ragazzi, una nuvola spaventosa. È un Danubio, quindi un pan brioche ripieno di tante cose buone. Innanzitutto il pan brioche è spettacolare. Io vi posso giurare che non ho mai mangiato, non perché l'ho fatto io, anche perché la ricetta insomma è stata un po' tramandata, comunque non ho mai mangiato un pan brioche così buono, così umido, così soffice, così leggero. Quindi io vi consiglio veramente di seguire tutto il video, che passo a passo vi spiego come prepararlo. Dentro c'è un ripieno, un'altra cosa paurosa, perché il ripieno è fatto di cose classiche, però sempre così tanto apprezzate. Una crema pasticcera, delle mele che, oltre a dare maggior sapore, riescono a prolungare la durata di questo Danubio, perché praticamente rilasciano un pochino di umidità e quindi non si secca. E poi dei pinoli tostati per dargli quel tocco crunchy. Io direi di partire. Vi prometto già questa cosa, io uso la planetaria, ma perché ce l'ho, perché mi è comoda, ma questo impasto verrà benissimo anche a mano. Nella ciotola della planetaria, appunto, una ciotola normale, mettiamo il lievito, un pizzico di zucchero preso dalla dose della ricetta, latte tiepido, mescoliamo bene. Io in questo caso adoro proprio mettere le mani nel cibo, quindi io mescolo con le mani anche per far sciogliere il lievito più facilmente col calore delle mani, palpandolo un po'. Poi aggiungo le uova, sbattiamo con una frusta, semi di vaniglia, sbattiamo ancora, poi farina, cominciamo a impastare appunto con la planetaria o a mano, aggiungiamo subito dopo il rum che gli dà questo tocco un pochino più inebriante, questo profumo molto gradevole, e continuiamo a impastare finché si ottiene già un composto piuttosto liscio e omogeneo. Quindi aggiungiamo il sale e poi alla fine, dopo averlo impastato ancora un po', aggiungete dei fiocchi di burro. Il burro deve essere a pomata, si dice. Guardate quanto è morbido, guardatelo dalle clip, vedete che sembra quasi una crema da spalmarsi sul corpo. Ecco, dovete proprio ottenere quella crema lì. Meglio se avete il microonde, altrimenti potreste farlo un pochino sciogliere appena appena una parte, mescolarla invece alla parte fredda di frigo. Vedrete che otterrete, mescolando, un burro molto molto morbido, perfetto per essere incorporato a questo impasto. Mi raccomando, non aggiungete il secondo cucchiaino se quello di prima non è stato assorbito completamente, per questo deve essere morbido, così fate in fretta anche a fare questo passaggio. Noterete che questo impasto è molto morbido, sembra quasi una crema. Ragazzi, vi prego, non aggiungete farina, perché altrimenti l'impasto bello, leggero e soffice, come quello che vi faccio vedere, non lo otterrete. Quindi per favore soffrite un pochettino, però sappiate che dopo vedrete che quando dobbiamo lavorarlo e fare delle palline sarà facile, perché ci aggiungeremo un pochino di farina esterna, però senza farla inglobare all'impasto, così in realtà l'impasto risulta comunque molto morbido. Facciamo delle pieghe che rafforzano un pochino la maglia glutinica, in più asciugano leggermente l'impasto. Prendiamo una noce di burro, la spalmiamo sul piano da lavoro, facciamo queste pieghe, no? Delle classiche pieghe che si fanno di solito appunto per rafforzarlo, e poi facciamolo lievitare per circa 2-3 ore a temperatura ambiente. Io vi consiglio, per avere una lievitazione perfetta, come ambiente, il forno spento con la luce accesa. Teniamolo da parte, ovviamente nel frattempo faremo qualcos'altro, quindi dedichiamoci al ripieno. Prima la crema. Allora, normalmente io faccio una crema pasticcera con solo tuorli, però essendo una crema, ma questa che va in cottura, poi per evitare che scoppi, no, durante la cottura, io preferisco non aggiungere troppi tuorli, quindi faccio un uovo intero e due tuorli. Vedrete che il risultato sarà pazzesco lo stesso e soprattutto saporito. Comunque metto lo zucchero, amido di mais, pizzico di sale per far comunque esaltare il sapore della crema, un po' di scorza di limone, oppure, mi raccomando però non trattato, oppure vaniglia se preferite. Poi, per dargli quel tocco più giallo, ma è assolutamente facoltativo, sappiate che comunque non si sente il sapore, potreste aggiungere un pizzico di curcuma, ma veramente pochissima, tipo la punta di un cucchiaino. Vedrete che aiuterà la curcuma a dare quel colore giallo di crema con solo tuorli, ma in realtà la crema non è fatta con solo tuorli, come avete visto. Aggiungiamo adesso i liquidi, latte,
panna, un goccino di panna, ma potete anche evitarla e sostituirla col latte, e portiamo sul fuoco fino a quando la crema ovviamente si addensa. Una volta addensata la trasferiamo in una pirofila, copriamola con pellicola a contatto, la lasciamo prima a temperatura ambiente e poi in frigo a raffreddare completamente. Siamo arrivati adesso all'altra parte del ripieno, quindi le mele. Ho scelto la varietà Arenetta, non l'ho scelta assolutamente a caso, oltre vabbè, che mi piace molto anche questa presenza di una leggera acidità che equilibra il tutto, ma anche perché la mela Arenetta sta proprio in cima alla piramide e vince il premio di mela perfetta per la cottura, perché ha poca acqua, quindi è vero che darà questa parte un pochino più umida al tutto e quindi aiuterà il pan brioche a mantenersi più morbido durante, insomma, col tempo, no? Però non rilascerà troppa acqua, come farebbero magari altre mele. Come alternativa io vi consiglierei la Golden, però non andrei oltre, cioè queste due. In primis Arenetta, se preferite un'altra mela un pochino magari più dolce, scegliete la Golden. Quindi le laviamo, le peliamo, le detorsoliamo, le tagliamo con la mandolina, se preferite delle fettine, oppure con il coltello e ricavate dei cubetti. Quindi le facciamo spadellare con l'aggiunta di zucchero, copriamo col coperchio, calcoliamo un minuto, timer proprio un minuto, poi spegniamo e teniamo il coperchio sopra. Dopo 4-5 minuti togliamo il coperchio, vedrete che avete il risultato perfetto. Non occorre smuoverle perché altrimenti sì, le spappolate. Poi i pinoli li facciamo tostare, che così il sapore sarà più intenso, quindi padella, li facciamo spadellare un pochetto e quando vedete che risultano lucidi vuol dire che siamo a cavallo. Anche il ripieno è pronto, la crema sarà fredda, la nostra pasta invece sarà lievitata, quindi è ora di formare il nostro Danubio. Prendiamo la pasta, la trasferiamo sul piano da lavoro un pochino infarinato, adesso sì che ci mettiamo un pizzico di farina. Poi ancora un pochino di farina in superficie, dividiamo la pasta in 30 pezzi, quindi calcolate circa, se fate questo impasto qua, dei pezzi che pesano sui 32 grammi, 30-32 grammi, vi do questo range per avere delle sfere perfette della stessa dimensione, e quindi dovete appiattirle, prima di tutto con la mano va benissimo, le appiattite un pochino, poi la crema ovviamente, un cucchiaino di crema, ci mettete i pinoli tostati e poi le mele, le fettine di mela, richiudete il tutto, vedrete che se prima non eravate molto contenti di avere un impasto così morbido, adesso lo sarete, perché questo impasto qua, quando lo chiudete, quando formate questi bocconcini, sarà una stupidata, perché essendo un po' cremoso vedrete che le giunture si chiuderanno subito. Trasferite queste palline, queste sfere, man mano che voi le formate, in una tortiera o, come ho fatto io, in un anello che è grande circa 30 cm, volendo il Danubio lo potreste fare anche rettangolare, vedete voi, insomma, l'importante è che la teglia sia imburrata e oleata con carta forno per evitare che si attacchino le palline, abbastanza ravvicinate, comunque mettetele, ma se non ci stanno tutte, perché nel mio caso 4 non ci stavano, ovviamente non è che si buttano via, si mettono sui lati della teglia che avete, quindi facciamo lievitare sempre in forno spento ma con la luce accesa per circa un'oretta e mezza, fino, insomma, quando le sfere si gonfiano circa al doppio. In questa fase io vi consiglio di mettere nel forno un padellino con dell'acqua bollente dentro, che così creerà l'ambiente umido perfetto per la lievitazione. Passato questo tempo intanto preriscaldate il forno a 170 gradi modalità statica e poi al posto dei tuorli l'albume solamente, che potreste usare quello della crema pasticcera che abbiamo avanzato, e un goccino di latte. Sbattiamo bene, pizzico di sale per aiutare l'albume ad amalgamarsi meglio al latte e spalmiamolo sopra, poi andiamo in forno nella parte centrale, calcolate all'incirca dai 30 ai 35 minuti, poi sfornate il vostro Danubio, lo coprite con un telo o comunque con un canovaccio per circa 30-40 minuti, poi lo potete sformare e lo potete servire o tiepido o anche freddo, e come vi ho detto questa meraviglia si conserva anche per più tempo grazie alla presenza della mela. Allora, innanzitutto ci sgraniamo un pezzo di questo, è micidiale, vi prego provatelo a fare quando riuscite, si sentono tutti i sapori, si scioglie in bocca, basta, non dico altro. Io vi ringrazio come al solito per aver visto questo video, ringrazio Melinda che, come avete potuto vedere, insomma ci sono melinde ovunque, è stata lo sponsor di questo video, poi è la mela delle mie valli, quindi mi piace sempre
promuoverla. Su YouTube trovate sempre delle idee un pochino più strutturate, ma su Instagram, se volete dare un'occhiata al profilo, trovate anche delle ricette molto veloci che in 30 secondi proprio così le propongo, quindi fidatevi che saranno super facili e veloci da fare. Vi lascio come al solito altri due video qua se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Se vi è piaciuto questo video magari mettete un piccolo like, vi ringrazio. E poi qua sotto invece trovate il collegamento per andare, sapete dove, sul blog e vedere le ricette scritte e la ricetta scritta ovviamente. Noi siamo usciti di sabato questa volta, però il nostro giorno è venerdì. Vedrò di esserci venerdì prossimo. Ciao ragazzi, grazie.